Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel peggior gioco di sempre della saga Pokémon. Parlo ovviamente della saga principale. Signori, questo gioco fa schifo. Uscito nel novembre del 2021, ce lo ricordiamo bene. 60 euro proprio a buttarli, perché sinceramente questo gioco 60 euro non li valeva, ma già graficamente si vede che il giochino non li vale sti soldi. Completa il Pokédex e fai il rapporto al professore. Cioè, io il gioco l'ho finito. Il gioco se lo prendi a cuor leggero, ancora può farti qualcosina, però cioè dobbiamo essere onesti. Chi cazzo ci gioca? Cioè, vi faccio vedere il mio ultimo salvataggio. Io non so quando è stato il mio ultimo salvataggio. È stato il 4 gennaio 2022. Cioè, fa capire molte cose. L'unica cosa che alla gente piace è che è letteralmente uguale uno a uno ai primi. Ma sbaglia pure in questo. Perché l'online è uguale. Per l'online è identico. Quella. Ma come? C'è gente che non ha mai affrontato. Vabbè, ma mi inizio a Nazario. Ui, Ronaldo. Ronaldo Nazario. Quello vero. Quello falsissimo là. Non lo conoscete. Tipo giochi in Arabia Saudita. Non so se conoscete. Che potenza. Cioè, il gioco sfrutta un pochettino la Switch. Minchia, mi è morto il Pokémon. Il gioco sfrutta la Switch. Ma sono uno dei pochi giochi Pokémon in cui non raggiungo neanche livello 100 un Pokémon. Forse uno di quei pochi. Sì, mi sa che è uno dei primi giochi in cui non raggiungo un livello 100. Non c'è un cazzo. Ci sono tutti livello 70. Ma c'è, proprio per dire, l'ho droppato. Cioè, per dire, ho giocato di più a Scarlatto e Violetto. Ho giocato di più a Spada e Scudo. Sole e Luna più giocati. Cioè, ma non c'è manco da discutere sul motivo. E non dirò del perché la quarta gen non mi piace. Non parlerò di quello. Perché a me Pokémon piace a priori. Ma per Pokémon non si gioca a priori. Quello non è un problema. Solo che proprio questo, via. Ho preferito giocare a Scudo io. Ho preferito giocare a Pokémon Scudo. Questo gioco io l'ho mandato a puttane proprio. Il gioco fa sboccare completamente. Mobile ideale. È così. La kill. Cioè basta. Così. Si fa poi male da solo, mo. Io ho buttato 2 minuti della mia vita per fare una roba nel merda. Per neanche vela un Pokémon. Cioè proprio per dirti. Dato questa run che sta su questo profilo, è quella che ho fatto su Twitch, tipo al lancio del gioco. Figurati se trovo uno shiny. Ah, comunque qua siamo tornati indietro perché i Pokémon non si vedono più. Siamo tornati indietro. Si vedevano poi su Spada e Scudo. Qua non si vedono i Pokémon. Quei Pokémon non si vedono. È una roba molto triste. Cioè, stanno pensando su Let's Go. Che è un gioco che sto programmando di parlare in futuro. Madonna mia, che rischio ho avuto. Ah, sì, è vero. Ricordate se io affronto gli allenatori. LOL. Ma sono arrivato a Flaminia. Cioè, ho girato già un pochettino di mappa in parole povere. Però il problema, signori, uno dice: vabbè, è un remake 1-1. Chi è piaciuto il gioco? Se sta, si godicchia un pochettino la situazione. Si giocherà per ricordarsi invece di accendere il DS. E magari te ne è forte. Ma io quando dico che il gioco è uguale, è uguale. È letteralmente uguale. Io questa cosa non l'ho manco aperta. Io questa stronzata non l'ho manco fatta. Ma io intendo che è letteralmente, signori, questo gioco è letteralmente uguale. Non c'è una zona extra come Rosso Fuoco, che c'era tipo quell'Archipelago che hanno sviluppato. No. Qua un cazzo. 60 euro per un remake 1-1. Se tu giochi lo stesso gioco su DS, hai la stessa cosa. Hai lo stesso identico online
che devi andare. Qui devi andare col club locale. Sì. E per comunicazione usare internet. Tipo io ti scegli nessuna. Cioè l'online è uguale. L'online è identico. E se io volessi passare dalla lotta allo scambio, dallo scambio alla lotta, devo farmi tutto il piano. E se volessi fare una allo scambio, io parlo con questa tizia. La sala globale entra. Cioè io entro e faccio tutto. Ovviamente avete stabilito per salvare il gioco. Sì. Cioè invece la comunità di giochi di adesso è: tu premi un tasto, fai scambio. Qua devi andare al centro a Pokémon, devi andare giù, devi parlare con la signora. Oh, nel 2021 questa stronzata non ho fatto. Cioè spada e scudo era letteralmente che premevi di più. Tac, online. Cioè, cazzo lo fa? Quella, Jordan. E là io sono Jordan, facciamo uno scambio. Facciamo uno scambio. Cioè, c'ho un girace a cazzo di cane. C'ho Azelf. I Pokémon io ce li ho. Ce li non tutti. Però ce li ho. Casco please. Diciamo che posso in buon culato. Ah, sei sculato a merda. Pff, ma hai chiesto un cascun? Cascun please. Hai chiesto un cascun? E io gli do il cascun. Vedi, mi mette Deoxys Shiny, figurati. Mi mette Deoxys Shiny. Addio cascun. Addio cascun. Non so perché dove sta con un cascun. Però gli scambi hanno pure quelli dell'epoca DS, quindi non è che sia proprio bello. Vi devo dire la vita, ma uno immagina che la GTS ci stia, è giusto? Cioè dai, la GTS, quella meraviglia in cui metti il Pokémon, una persona te lo dà. Glameo, please! Chi cazzo ce l'ha, Glameo? Chi cazzo ce l'ha? Addio! Uscito dalla sala globale. Ah, sì, ovviamente ritornare al punto di partenza. Cioè, però uno dice, vabbè, comunque ci sono i vestiti di Let's Go. Di Let's Go Pikachu. Almeno hanno fatto questo combinamento che hai Let's Go, ti diamo un vestito. Te ricordo bene. Te ricordo bene, mi ricordo benissimo, eh. E uno dice, vabbè, la GTS ci starà. Se il tizio sta camminando come. Però uno dice, vabbè, dice, vabbè, sti cazzi. Usare il volo. Se parla proprio il volo, ce l'hai così. Voi vedete che GTS, cioè, GTS dovrebbe stare giù di là. Che sarebbe tipo la SPG, scambio per giocatori. Credo, credo. C'è solo un piccolo problemino. Io il gioco l'ho finito. Questa è la GTS, stazione prodigiosa globale. C'è la SPG. C'è. Ecco. La stessa identica cosa, devi andare sul posto. Tu devi andare sul posto. Scambia e vediamo. Ti do un gira. Anzi no, ti do un medicam. Seleziona un posto. Perché in Giappone? No, perché in Giappone? Ma io posso, posso capire. Posso capire qual è il senso di fare sta cosa. Madò Irka, non so, Game Freak, che cazzo l'ha fatto sto gioco? Ma qual è il senso di fare sta stronzata? Qual è? Io, mo, come lo trovo il mio posto? Niente! Perché non è che sta scritto Italia. Non è che sta scritto Italia, Britannia, Irlanda. Non è che sta scritto tantissimo. Cioè, l'Italia l'ha proprio saltata! L'Italia l'ha proprio saltata! Ragazzi, l'Italia l'abbiamo proprio saltata. Le Canarie, la Sardegna, la Corsica. Ovviamente sappiamo la Sardegna e poi la Corsica. La Ligure, la Lombardia. Malta, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia. L'abbiamo trovato il punto 370. Cioè, questa non è manca la GTS. Questo non è manca la GTS. Cioè questo non è manca la GTS. Questo è lo scambio prodigioso del cazzo. Ora per fare lo scambio prodigioso devi fare sta stronzata. Ma non starli da merda, signori. Cioè, ma voi capite mo perché sono giochi
peggiori della serie principale. E ma voi mo lo capite perché starà lì di... E come faccio di starà lì di? Il nuovo da 290 anni. Poi continuiamo a manga per sbaglio. Cioè, questa è una piccolina cosa fighina, però, cioè, minchia. Cioè, devo andare seriamente a Zubidopoli per fare uno scambio. Perché se aprimo qua, non posso fare niente. Ah, si può decorare la Pokéball, ricordiamolo. È una cosa esagerata. Guarda che è prodigioso, ancora. Non è andato da nessuna parte. Bello, un giocatore è morto. Cioè, mo ci siamo capiti. Per questo è il gioco peggiore di sempre. Io lo considero pure peggiore di Pokémon Let's Go. Oh, peggio di Let's Go. Come cazzo si fa? Vabbè, signori, io lo schifo da sempre. Spero che questo video sia piaciuto. Ci vediamo al mio prossimo contenuto.